Scusate l'irruzione, vi ho rotto qualcosa, scusate. Scusate, ecco qua, scusate. Ma che meraviglia, ma portate questo applauso anche per Christian De Sica e Belen Unziche. Mi chiamo Michelle. Ti venivo da te, siete molto simili. È una mia amica, no, però non cammino così, Non è che... questo è il cammello di Aldo Giovanni e Giacomo, esatto. Però, non l'ho capito. No, mi presento perché magari qualcuno si... può venire un po' più avanti. Che facciamo? Sempre per i pezzi. Almeno il pubblico ti vede. Ecco, allora mi presento, perché magari qualcuno effettivamente si starà chiedendo, ma chi è questo bell'uomo affascinante, sì, con un passato torbido e indietro con le spese condominiali? Presento, sono Enzo Ratti dell'agenzia di spettacolo Enzo Ratti Enterprise. Ah, che cos'è? Perché fa sta cosa? No, che ho messo le luci di Natale all'insegna, carina, no, e mi occupo di artisti, cantanti, ballerini, attori, attrici. Ah, quindi è management. Cos'è, svizzero questo? No, inglese. No, io non lo mastico lo svizzero, lo mando giù intero. No, nel senso, è un'agenzia di management. Management. Non la capisco. Sì, comunque sì, mi occupo di tanti, infatti volevo farvi qualche proposta, faccio qualche nome. Sì, Franco Nero. Oh. Emma Marrone, Vasco Rossi, ma ho anche altri. Verdone? Non lo conosco. Il mio cognato. Ma che mette a conoscere il suo cognato? No, lo conosco tutti. Comunque ho anche altri artisti di altri colori, eventualmente, no, se servono. Dai. Allora, volevo farvi qualche proposta che vado a leggere dal mio iPad. Ma che iPad? Non offendete più di quanto già avete fatto al pubblico. Ma che è questo l'iPad? Questo è un iPad prima maniera. Ah. Questo è il padre dell'iPad. Questo è l'iPad. Non so se lo conoscete. Ha le stesse funzioni. Vabbè, dai. Hai visto che? Questo è il bookmark. Il bookmark? Mi piace il bookmark a lei? A lei? Anche a me piace il bookmark. Due bookmark, allora. Allora, poi se ti serve una pagina la metti tra i preferiti. Le orecchiette, fa le orecchiette. Se non serve più lo riduce ai colori. Ma dai. Basta cliccare, clicco io adesso. Sì, clicchi lei. Clicchi. Allora, faccio qualche proposta, un cast di artisti che non apprezzo, non apprezzerete neanche voi. Adesso. Allora, ecco, un bell'artista circense. Vi piace il circo a voi? Sì. Il circo? Allora, un fachiro, lui mangia il vetro il lunedì, il martedì la plastica, l'organico il mercoledì. Questo si differenzia dagli altri. Ecco. Andiamo avanti. Un rumorista. È un rumorista. Rumorista. Grazie. Un rumorista, lui fa un sacco di rumori e poi dice che non è stato lui. Ma lo fanno in tanti, Sì. C'è un rumorista in sala? No, non cominci. Allora, non cominci. Ci sono altri artisti da tutto il mondo, ad esempio due africani, uno sì, che nuota, l'altro sta imparando. Ma signori, ma... Voglio rovinarmi per voi. Sì. Allora, il Lines Plus Ultra della mia agenzia. Lascia stare. Allora, lui è un grandissimo artista. Un equilibrista, signori, un equilibrista. Lui riesce a stare proprio sul cazzo a tutti, ma... No, dai! Io ne conosco pochi e stanno nei paraggi. Allora, comunque facciamo un sacco di serate con questi artisti. Sì. Per dire, l'altra sera eravamo a Matera, Sassi, sì, che ci hanno tirato. Voi non avete idea. Prendete qualche artista, su. No, non vi servono artisti? Vi serve una bella... Certo, sempre. Una bella bicicletta da donna, la volete? Perché no? Una bicicletta? Una bella bicicletta da donna, 18 rapporti, ed è tua? È stato un piacere, arrivederci, grazie. Dalla grandissima Belen Unziche! Ah, Michelle. Non sono Belen, mi chiamo Michelle! Non mi sta in testa, devo provare da un'altra parte. Allora, io, no, anche perché, voglio dire, io sono un grandissimo agente di spettacolo, a me le persone... ma scherzi davvero, a me le persone mi fermano per strada e mi dicono, ma dove va? Quella è la mia spesa. Ma soprattutto, come si entra nel mondo dello spettacolo? Come si entra nel mondo dello spettacolo? Allora, io oltre che a proporre agli artisti, io li cerco, io li scovo. A me piace scovare. Ah, le piace scovare? Anche a lei, Sì, ma si capiva. Anche a te piace scovare, sì. Insomma, allora, io a volte anche pagando, No! A me quando piace una, faccio subito un provino. Le faccio fare subito un primo piano, il secondo più lento, e poi un po' più veloce, un po' più... Insomma, lasciamo andare! Comunque, lei è inscovabile, ci mancherebbe... Assolutamente! Poi però da lei! Lei non è stata scovata abbastanza. Ecco, lo sapevo! Bene, andiamo avanti! Michelle Unziker non è brava!
fine. Perfetto. Finito. Beh, basta. No, lei può cantare. No, lei può cantare, lei può recitare, lei può ballare. Grazie. Lei a casa sua può fare quello che vuole. Ci mancherebbe. Anch'io, grazie. Però vi manca, secondo me, la giusta proposta, voi due. Cioè? Vi piace il cinema? Moltissimo. E andate ogni tanto. Dai! Ma pure per rilassarvi, no? Ha ragione, Insuratti, ha ragione. No. Comunque vorrei farvi una proposta che non vi ha fatto ancora nessuno. Prego, un genere prego. Di film che non hanno mai fatto in Italia. Prego. Il cinepanettone. Ma va? No. Cinepanettone per celiaci. Dice, com'è il cinepanettone per celiaci? Senza glutei, mi spiace. Natalia Almiglio con Cristian De Sica, Evelyn Hutchiker, Enzo Ratti, Enterprise. Enzo Ratti!